Buonasera, iniziamo il test driver di questa Citroen C4 Gran Picasso 2000 HDI, 140 cavalli, cambio automatico robotizzato. Ma la motorizzazione 2000 sul Gran Picasso è molto più adeguata, perché se no fanno anche la versione 1600, ma è troppo piccolo il motore per gestire una vettura così grande, specialmente quando si va al piano carico. Se uno pensa che consuma meno, invece consuma molto più il 1600 che il 2000. La vettura ha 140.000 km. Adesso ci segna le marce sul cruscotto, levette F1, adesso le proviamo tutte, partiamo dalla prima. Confortevole, non fa rumori anomali, il motore tira benissimo. La vettura è dotata anche, se vedete qui c'è il sensore sensori parcheggio posteriori. Ok, allora proviamo. Aria condizionata. Allora, prima la ventilazione. Aumentiamo. Questo è il climatizzatore elettronico Bizona. Aria condizionata. Allora, esternamente ci segna 36, perché come il sole sul cruscotto ovviamente segna di più. 7 gradi. Aria condizionata funziona. È anche bene, non c'è bisogno di ricaricarla. Poi qui abbiamo tutti i comandi del computer di bordo, del cruise control, volume della radio, intanto accendiamo la radio. Cambio di stazione. Funziona tutto benissimo. Vetri. Questo è incollato col caldo. Anteriori perfetti. Posteriori anche. Registrazione a specchietti, sinistro, ok, destro, ok. Questa è la versione Exclusive, quella più accessoriata, il parabrezza tutto panoramico con rivaggia destra scomparsa. Funziona tutto perfettamente. Questo è il climatizzatore elettronico Bizona. Internamente
stata tenuta benissimo, calcolando anche gli interni chiari. Anche il cielo è tutto ok. Esternamente non presenta segni particolari. Il posteriore destro è il segno da parcheggio e le linee del cofano sono tutte ok, tutte ben parallele. Vediamo le gomme. Se è 53 destra. Cinque posteriore destra. Cinque tre posteriore sinistra. Sei e nove anche di sinistra. Tutto bene in ordine, attacchi dei fari. Vedete, è tutto originale. Non ci sono trasuri né perdite particolari. L'olio sicuramente è scuro perché questi motori tendono a farlo molto scuro, però è buono. L'impressione del carterino, questa è normale. Confermo l'ottimo stato della vettura e i suoi 140.000 km.